Ma buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Inizio il video ringraziandovi un sacco per il sostegno che ho ricevuto per lo scorso video, per il mio ritorno su YouTube. Date in anticipo che mi è oggi proprio saltata un'unghia, ma va bene, devo andare a rifarmele tra qualche giorno e sto già pensando a cosa fare per le vacanze. Forse un baby boomer, c'è una cosa molto molto neutra. Ma sempre così corte perché ho provato a tenerle più lunghe, ma non ce la faccio, le rompo, già le rompo così, figuriamoci con quelle più lunghe. Ma vabbè, questo non c'entra niente. Volevo aprire il video comunque ringraziandovi tantissimo per il sostegno e per il supporto che mi avete dato. Poi tra l'altro mi avete scritto in molte, proprio direttamente su Instagram o alcune mie ragazze del coaching su WhatsApp, raccontandomi un po' anche delle vostre esperienze nel chiedere aiuto, nel intraprendere un percorso di terapia. Quindi veramente mi ha fatto strapiacere sentire anche le vostre storie. Ho iniziato questo mio percorso, io sono proprio all'inizio, quindi non me la sento di condividere molto su questa cosa, però sicuramente posso spronarvi nel caso siate incerti nel iniziare una cosa del genere, perché secondo me è un investire su se stessi e questo non è mai sbagliato. Può essere difficile intraprendere un percorso di questo tipo, sia per ovviamente tutte le emozioni che possono nascere da incontri del genere, sia per il fatto che trovare una figura che sia adatta a voi è abbastanza difficile. È un po' come trovare un ragazzo o una ragazza, o addirittura un personal trainer o un coach. Bisogna fare qualche ricerca, bisogna vedere se c'è feeling, però una volta che trovate una figura con la quale riuscite ad aprirvi e vi dia un buon feedback, vi fidate, poi andate, che è un piacere. Ovviamente ci saranno momenti di alti e bassi come tutto, però io mi sento di consigliare una cosa del genere se siete incerti. In questo video voglio farvi vedere un mio meal prep. I prossimi 2 giorni sarò reclusa in palestra, quindi dalla mattina tipo dalle 10 fino alle 9 di sera, e quindi vuol dire che mi dovrò fare tutti i pasti fuori, a parte la colazione che farò qui, però poi parto per andare in palestra. Quindi vi faccio vedere come preparo tutti i miei pasti della giornata. Spoiler, non ci sarà molta varietà. Come ho tanto da fare, quando faccio delle giornate di questo tipo mangio alla fine sempre le stesse cose, ma perché mi viene comodo prepararle e non ho voglia di fare lunghe preparazioni. Quindi il mio meal prep è sempre molto molto easy, velocissimo. Invece quando sono a casa ne approfitto per variare un pochino di più le mie fonti. Quando meal preppo una cosa semplice che si prepara in 2 secondi andrà benissimo, anche perché quando sono in palestra sto lavorando tutto il giorno e non ho tempo veramente di nemmeno gustarmi quello che sto mangiando. Molto spesso sono brevi pause di 10 minuti e poi si torna al lavoro. Adesso comunque vi faccio vedere cosa preparo, poi ho anche un bel po' di sorprese che mi sono arrivate da Prozis. Questo è sì un brufolo che mi sono schiacciata prima, ma ovviamente non mi vengono brufoli per un botto di tempo. Quando decido di riprendere YouTube, esplosione in faccia, ma va bene. Come mi organizzo? Scrivo nella mia agenda i pasti che devo preparare. Adesso qui leggete pollo, però non è detto che io faccia il pollo, cioè per me pollo vuol dire fonte proteica a scelta. Quindi vabbè, ho messo pollo per comodità, però effettivamente non so se farò tutti i pasti a base di pollo, vediamo. Ho scritto qui quello che devo preparare, vedete qua che ho spuntato una cosa? È perché ho preparato la crema di riso, che sarà l'unico pasto che mangerò qui. Crema di riso alla fragola, vedete che ci ho messo anche la pellicola perché l'ho preparata ieri. Io uso questa farina di riso qui di Prozis, ne metto 50 grammi in una ciotola, poi verso acqua bollente a occhio mescolando con una frusta. Quando la preparo fredda la lascio un pochino più liquida di come la vorrei, perché poi in frigo tende a rapprendersi. Queste le ho preparate ieri e ne ho già 2 per appunto domani, che sarà martedì e mercoledì, così ho la colazione pronta. Devo solo metterci sopra frutta, proteine in polvere, frutta secca. Arriviamo al pranzo, qui ho patate, ne ho messi 500 grammi qua e 500 grammi qua. Le faccio semplicemente bollire e le mangio così, solo che poi ovviamente dopo che si sono raffreddate le taglio. Tra l'altro ho un piccolo trick, io le faccio bollire tutte insieme in una pentola unica. Come faccio a riconoscerle? Essendo 500 grammi, 500 grammi, uno può dire faccio anche metà del peso, ok? Però c'era anche la porzione del mio ragazzo che è un pochino meno della mia. Essendo 3 porzioni di grammature diverse, io mi gestisco così. Praticamente prima di bollire faccio un piccolo taglio, quindi per esempio queste con un solo taglio so che sono le mie di un determinato giorno, vedete che hanno tutte un taglio. Quelle del mio ragazzo, 400 grammi, le ho fatte con una croce.
Quindi praticamente prima di bollire le patate faccio dei taglietti con il coltello, non troppo profondi, così io so riconoscere quali sono le mie e quali sono le sue. Non serve che mi ringraziate per questo trucco, non c'è di che. Quindi per pranzo ho le patate con o una scatoletta di pollo o una scatoletta di tonno o del pollo. Post allenamento preferisco delle fonti che io digerisco molto bene, quindi solitamente tonno, pollo sono le mie go to. E olio, 10 grammi d'olio un giorno, 10 grammi d'olio l'altro giorno. Invece a cena ho sempre olio, però stavolta ne ho 20 grammi, quindi 20 grammi un giorno, 20 grammi l'altro. Questo è olio che io ho comprato su Amazon, ovviamente le uso solo quando sono fuori casa, solitamente se no uso l'olio che viene dalla bottiglia. In alternativa ho anche queste boccettine che io ho preso nella confezione delle tartare dell'Esselunga. Posso usare anche queste, non sono totalmente ermetiche, quindi le avvolgo solitamente con dello Scottex, le metto in una busta. Però ecco, se ho grammature diverse rispetto ai 10 grammi, riempio queste. Se ho 10 grammi o 20 grammi, io vado di quelle bustine lì che sono molto comode. La parte un po' più rognosa sono i pancake per merenda. Infatti accendo il pentolino, vi spiego come faccio i pancake perché sono abbastanza carichi di roba da mettere e quindi vi faccio vedere il procedimento. Ah, tra l'altro ho aperto il frigo e ho visto questi che mi sono dimenticata di farvi vedere. Date un'occhiata da Lidl perché ci sono dei tofu a pochissimo, cioè costavano tipo un euro. Questo è marinato alla soia, questo è il basilico e questo è affumicato. Devo dire non malissimo, 180 grammi, non è che è tantissimo come peso, però brava, brava Lidl. I miei pancake li faccio con farina di riso, solitamente neutra, questa qui di Prozis, e poi ci metto una farina d'avena a mia scelta. I pancake che mi porto fuori solitamente li consumo freddi perché li preparo il giorno prima, poi li lascio in frigo. Mi piace questa farina, per esempio limone yogurt, per i pancake freddi non è male, anche se non so se c'è ancora sul sito sinceramente. Altrimenti quella che mi piace tantissimo è gusto nut choc, infatti mi sa che farò uno e uno. No, la classica gusto cookie è buonissima, solo che mi è finita e dato che avevo queste due da finire non ne ho presa altra. Però gusto cookie, che praticamente è questo gusto qui, però versione farina d'avena anziché farina di riso, è top. Solitamente quando mi preppo metto su un podcast, io ne ho ascoltati tantissimi ultimamente. Se siete interessati a sapere quali ascolto, anche quali generi, perché ascolto vari generi, fatemi sapere nei commenti perché ne ho un po' da raccomandare. Però vorrei anche sapere un po' la vostra opinione, se avete altri da consigliarmi. Lasciate un commento qua sotto se anche voi siete fan dei podcast. Quantità di farina imbarazzante per questi giorni di allenamento. Avrei 35 grammi di riso da mettere, di farina, e 40 grammi di queste di avena. Questo quantitativo di farina con 150 grammi di albume, con una frustina. Adesso metto tutto nella ciotola. Allora, io con i gusti al limone preferisco come abbinamento o il burro di mandorle oppure il burro di anacardi. Secondo me è molto molto buono e si combina benissimo. Adesso di avervelo già fatto vedere in altri video, però praticamente al mio pancake io aggiungo il burro mentre sta cuocendo, così viene una specie di pancake ripieno e il burro di frutta secca non cola, non va ovunque. Uso questo burro di mandorle, pensavo di averlo di anacardi ma l'avevo finito, quindi niente, usiamo questo burro di mandorle che anch'esso è un po' finito. Ce l'ho qui e adesso lo copro questo lavoretto qui. È difficile con la telecamera in una mano, ricordatevi poi di coprirlo con un coperchio. Cuocio solo da un lato. Al pancake ci aggiungo anche una pesca. Allora, a me non piace particolarmente dentro il pancake, mi piace mangiarla fresca, e quindi cosa faccio? La taglio a fettine e me la porto via. Io questo piccolo contenitorino ci ho messo la mia pesca e la mangerò così. Ok, vedete, ora è cotto anche sopra, non l'ho girato assolutamente, fuoco basso. Se lo metto a raffreddare e faccio l'altro. Ho preparato l'altro pancake gusto nut choc, sempre con il burro di mandorle perché già che era fuori ho usato sempre quello. Veniamo alla cena. Allora, la cosa più semplice che io ho trovato da preparare: gallette, finocchio crudo tagliato, proteina che sia pollo, merluzzo, qualsiasi cosa, l'olio come fonte di grassi che vi ho fatto già vedere. Quindi niente, preparo i miei finocchi tagliati. La mia pigrizia in cucina tocca livelli altissimi. C'è bisogno che io vi faccia un tutorial su come tagliare i finocchi?
Non penso, quindi mi sa che adesso spengo la telecamera e ci vediamo quando i finocchi sono già messi in questi fantastici contenitori ermetici IKEA. Hai visto? Faccio i videi. Grazie. Questa spezia qui, ragazzi, è buonissima. L'ho trovata da Esselunga, non so se si trova da altre parti. Pepe rosa e limone, super sopra i finocchi. Ok ragazzi, ho preparato tutto. Alla fine per lo più ho fatto pollo perché la prossima settimana partiamo per le ferie e non è che avessi il frigo pieno di altre cose, quindi diciamo che a fonti proteiche mi gestisco con proteine in polvere la mattina, albume negli spuntini e poi pollo e anche tonno in scatola, questo qua al naturale, e insomma per questi giorni va bene così. Poi partiremo per le ferie, quando torniamo facciamo una spesa che si è fatta bene, però ecco, questi giorni siccome sono pochi prima di partire e poi siamo via una settimana, vogliamo avere il frigo vuoto. Questo è come ho preparato, ci ho messo poco, anche meno di un'oretta per fare tutto, come vedete molto basic, almeno per due giorni non devo pensare a cucinare e per me questa, ragazzi, è una grande benedizione. Ultima cosa, ma non per importanza, sono gli integratori. Io ho questa scatolettina e metto tutti gli integratori divisi per pasto per i due giorni, quindi per esempio qua una sera mi sono dimenticata di prenderli, quindi ho gli integratori della sera per un giorno, però adesso metto quelli per l'altro giorno. La sera prendo vitamina C, quindi metto qua, centella asiatica, due capsule di vitamina D3, omega 3, ne prendo sempre due capsule che adesso vado a prendere in frigo. Tenete gli omega 3 in frigo, mi raccomando. Quando mi alleno con lo spuntino del pomeriggio prendo altre due capsule di omega 3 per pasto, quindi infatti ne ho tirate fuori altre 4. Poi prendo due capsule di multivitaminico, questo qui, quindi ne metto due per uno spuntino e due per l'altro. Centella asiatica, perché ne prendo due capsule al giorno, quindi una nello spuntino e una nell'acina. Ecco, questi sono i miei integratori per la giornata. Appena venuto in mente che devo anche fare il pasto intra allenamento, e quindi adesso ve lo faccio vedere. L'intra workout è di fatto un altro pasto, solitamente lo preparo la mattina, per questo non mi è venuto in mente di farlo vedere, però dato che sono qua a filmare ve lo faccio vedere. 25 g di ciclodestrine, 10 g di aminoacidi essenziali, gusto mango e pesca è il top, 5 g di creatina. Ho questo shaker viola di Prozis che è molto molto cool. Per la creatina uso il bilancino di precisione, dato che la bilancia normale non è molto sensibile e preferisco essere un pochettino più precisa con la creatina. La creatina Crea Pure è un integratore non troppo economico, però ragazzi vale la pena spendere un pochino di più e piuttosto appunto dosare meglio le quantità piuttosto che prendere la monoidrato normale, perché devo dire che c'è una grande differenza su di me, almeno a livello di assorbimento. Questa variante di creatina marchio Crea Pure io la trovo decisamente molto più assimilabile. La creatina monoidrato va benissimo, il fatto è che è molto difficile da far sciogliere in acqua e se non è ben sciolta in acqua è molto difficile che entri all'interno dei muscoli. La versione Crea Pure invece si discioglie molto 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 più facilmente, di conseguenza su di me ho visto una grande differenza cambiando da monoidrato a quella variante. Ecco, sapete che io sono onesta con voi e piuttosto appunto preferisco usare quella lì, spendere un pochino di più e dosarla meglio piuttosto che una versione più economica che assimilo meno o non assimilo, e quindi anche se costa meno sono soldi comunque sprecati, non ne vedo molto il senso. 10 g di aminoacidi, 25 di questi. Metto tutto nel mio zaino Prozis, questo qua ragazzi è la vita. Vedete qui ha un frigo al suo interno ed è veramente comodissimo. Qua c'è tutta la mia roba del lavoro, tipo la divisa eccetera. Nel back ci sta il computer, quindi letteralmente io ci metto qualsiasi cosa. Una grande grande risorsa per questi giorni in cui sarò H24 praticamente in palestra. Che dici, sono pronti per un unboxing Prozis? Quindi a me dispiace, però io devo aprire questa scatola. Scusami. Partiamo con l'integrazione. Prima cosa, multivitaminico. Questo qui ho dovuto assolutamente fare scorta perché ragazzi ho avuto 2-3 settimane abbastanza difficili perché avevo una voglia spaventosa di frutta e verdura. Io comunque ne mangio la stessa quantità del solito, però secondo me per il fatto che avevo finito il multivitaminico il mio corpo richiamava micronutrienti e quindi l'ho preso assolutamente, anche se mancava quello Women Plus 18 che è quello che prendo di solito, però
faccia qualcosa perché la situazione frutta e verdura sta diventando molto critica. Carboidrati intra workout, ciclodestrine, la svolta per i vostri allenamenti, cioè vi cambiano proprio la performance da così a così, soprattutto, come avevo detto in altri video, la performance degli esercizi verso metà fine sessione. Proteine isolate, queste sono gusto vaniglia e sono il mio gusto preferito. Andiamo con le cose alimentari. Allora, prima di tutto gallette di riso al cioccolato, di queste non vi sorprenderete perché sapete che ne prendo sempre. Avevo anche ansia perché le ho quasi finite in dispensa e quindi avevo un po' di ansietta che le finissi prima che arrivasse la nuova scorta, ma invece ce l'abbiamo fatta. Queste qua sono sempre delle proteine però gusto brownie, e questi qui li prendo spesso perché sono stracomodi per viaggiare. Adesso che è estate, magari qualche viaggio in più si fa, io qualcuno ne metto sempre nei miei pacchi. Prodis, burro d'arachidi al cioccolato bianco e burro d'arachidi al cocco, iper buoni. Se devo essere sincera, questo al cocco mi piace un po' di più perché ha un gusto un pochino più deciso, si sente proprio l'olio di cocco dentro. Ciao Lili, sale a Lilina. Questo qua al mio ragazzo piace tantissimo, a me piace molto di più quello di mandorle o di nocciole al cioccolato bianco piuttosto che questo, però anche questo non è male. Ho preso questo qui che è un latte alla vaniglia proteico ed è molto comodo per i viaggi e molto molto buono. È molto più buono di quelli che trovate al supermercato, per esempio, non mi ricordo adesso la marca che trovate al supermercato, però devo dire che ne ho provati, ma questi sono i più buoni, anche quello al cioccolato, super. L'ultima cosa di alimentare, che non è niente di che in realtà, è crema di riso neutra. La uso sempre, letteralmente. Il mio gusto preferito è il cookie, oppure ora che è estate è molto buona anche quella gusto fragola fredda. Quella neutra la uso se ci mischio dentro altre farine, per esempio farina d'avena o altra farina di riso però aromatizzata. Insomma, la uso per allungare un pochettino, dato che sto a carbo più alti. Ci serve un po' di riso. Qui adesso abbiamo delle cose interessanti. Belle. Questo è uno spray, ragazzi, che ho ricomprato. In realtà ne ho un altro nel bagno, però ne ho dovuto comprare uno per viaggiare, perché questo, ragazzi, è uno spray che voi mettete, cioè spruzzate prima di fare le vostre cose in bagno, e blocca tutti gli odori. Infatti si chiama number 2 perché non so se lo sapete, però in inglese quando dite ho fatto una numero 2 vuol dire la cacca. Vabbè, ecco, questo è lo spray ed è comodissimo, ragazzi, questo spray. L'unica cosa è che, cioè, adesso che lo so, nel senso, quando sento in bagno questo odore vuol dire che il mio ragazzo ha fatto la cacca. È più piacevole sentire l'odore di agrumi che l'altro odore, però comunque sai cosa è successo. Ho dovuto ricomprare perché magari in viaggio è utile, posto che adesso andiamo via con amici in vacanza e loro non sanno che se c'è odore di agrumi, allora vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa. Questa invece è una crema corpo illuminante e sono stracuriosa di provarla. C'è scritto coconut oil, quindi olio di cocco, olio di carote e ginkgo biloba, estratto di ginkgo biloba. È illuminante perché ha dei brillantini dentro. Ho aperto solo il tappo, sa di cocco in una maniera imbarazzante. Non ho capito il gioco, cioè perché questo è così vuoto. Ok, è uscita un pochino nel mio dito, va bene. Vediamo se luccica. Luccicando. Allora, devo dire che in telecamera non si vede niente. Sto solo flexando per voi la mia spalla che mi sta dando parecchie soddisfazioni. Allora, l'odore è strabuono. Però, devo dire, i brillantini, oddio, si vedono, di persona si vedono un pochettino. Di persona l'effetto è molto molto moderato, si vede qualche brillantino ogni tanto, in telecamera secondo me non si vede nulla. Però l'odore è buonissimo, sa di cocco in una maniera spaventosa, mi piace un sacco questa crema e è bella densa ma nemmeno troppo unta, quindi una buona consistenza. L'unica cosa, sì, che speravo in un effetto un po' molto più brillantinato e invece è molto molto tranquillo. C'è anche un olio che però era fuori stock, credo che l'olio sia un pochino più brillantinato, lo devo assolutamente provare quando torna in stock. Comunque, parere onestissimo, se volete una buona crema corpo che sappia di buono, di cocco e idrati, perché effettivamente la pelle è super super morbida, approvata. Se cercate una cosa proprio brillante,
Allora no, cioè nel senso non è il prodotto che fa per voi. Non so niente ancora sull'olio. L'olio lo devo ancora provare e lo voglio provare, perché avere le spalle che luccicano potrebbe essere il mio desiderio nella vita. Cosa ho preso di abbigliamento? Faccio vedere subito la prima cosa, che sono calzini. Io adoro i calzini di Prozis. Ho tipo una dipendenza, li abbino a tutti i miei completi da palestra. Questi qua mi piacciono, sono molto astratti, carini, sono bianchi con del blu. Sono un pochino pesanti sotto, sono tipo a spugnetta, quindi vanno bene anche d'inverno. Ci sono un sacco di modelli e un sacco di colori. I miei calzini preferiti di Prozis sono sicuramente questi con le fiamme. Questi qua rosa e azzurri con le fiamme, secondo me sono il top. Questi sono invece rossi e gialli con le fiamme, anche questi molto cool. Questi che sono bellissimi, non li vedete esattamente, però sono un colore fosforescente che veramente abbaglia. Però in telecamera in realtà non rende, e nemmeno nel sito rendono, cioè di persona sono una roba che è catarifrangente quasi. Però ci sono anche questi qua molto basici, semplicemente con la P, tinta unita, ce ne sono un sacco. Io ne ho preso uno, però ne ho bianchi, neri, grigi, e questo qua lilla è super carino. Andiamo con due cose di abbigliamento. Allora, facciamo dalla cosa più semplice, una t-shirt. Queste qua le adoro perché sono oversize. Wow, questa qua è un modello bellissimo, oversize, con scritto exceed yourself, molto oversize. C'era anche la possibilità di prenderla XS, forse avrei dovuto, però anche S oversize secondo me è carina, con i pantaloncini attillati sotto, i leggings. E poi c'è questo top sportivo barra crop top, non lo so se lo metterò in allenamento francamente, perché è bellissimo anche per uscirci, è a righette, diciamo... costine, non so come dire, è un bel tessuto, sembra anche molto traspirante. Adesso ve lo faccio vedere addosso. Però io non pensavo, però questo può tranquillamente fare da reggiseno sportivo, è molto molto sostenitivo, mi piace un sacco, wow, anche per le serate fuori secondo me è proprio bellissimo. Non so, devo capire se lo utilizzerei in allenamento o semplicemente per uscirci, probabilmente testerò entrambe le cose e vediamo. Ragazzi e ragazze, direi che il video si può concludere qui. Grazie mille per il supporto che mi state dando, sia tramite i vostri messaggi che sono stati bellissimi e graditissimi, sia anche con il supporto che ogni volta mi date ordinando su Prozis e su FGM. Sapete che per me vuol dire tanto, e anzi quando fate un ordine, intanto se avete bisogno di aiuto scrivetemi, perché vi posso dare dei consigli sui prodotti. In secondo luogo ne approfitto anche per ringraziarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e ci vediamo al prossimo.